Valentina La Rocca Bellofiore, candidata da sindaco di Francofonte Futura. Ecco, perché nasce questa candidatura? Beh, innanzitutto diciamo perché nasce il gruppo Francofonte Futura. Il gruppo Francofonte Futura, come ho già detto durante la conferenza stampa, è un gruppo di cittadini e cittadine francofontesi liberi che decidono di impegnarsi nel proprio territorio e perché pensano di poter rappresentare un gruppo alternativo agli attuali movimenti politici esistenti sul nostro territorio. E abbiamo intenzione, attraverso diversi elementi che poi dettaglieremo in una fase successiva del nostro programma elettorale, di occuparci un po' di tante cose, di tanti servizi alla cittadinanza che oggi sono mancanti. Ci occuperemo di fasce più deboli della nostra comunità, ci occuperemo della tutela degli animali, ci occuperemo della scuola, dell'agricoltura, ma ripeto, in questa sede io mi limiterò soltanto a indicare per linee generali quali saranno gli argomenti su cui concentreremo la nostra attenzione. Vorrei però dire una cosa, se me lo consente. Questo gruppo Francofonte Futuro è un gruppo che nasce non perché vuole essere contro qualcuno. Noi non abbiamo nessuna forma di personalismo, non vogliamo intestarci battaglie personali, vogliamo solo esclusivamente essere alternativi ad un certo modo di fare politica, ad un certo modo di immaginare e pensare la politica e soprattutto a un modus operandi legato all'azione amministrativa che noi non condividiamo affatto. Anche riguardo alle criticità che potrebbero essere sollevate, ripeto, sono tantissime, questo lo riserviamo sicuramente in un momento successivo all'apertura della campagna elettorale. Ecco, in breve, quali sono gli interventi che secondo lei sarebbero urgenti? Allora, io l'ho detto prima, riguardo ai servizi alla cittadinanza, uno dei primi interventi si tratterà proprio di rivedere la questione della rete fognaria, della rete idrica. Come ho detto prima in conferenza stampa, è impossibile ancora oggi immaginare un paese civile in cui in interi quartieri a Francofonte manca l'acqua. È veramente assurdo ancora oggi immaginarlo. Un paese non può definirsi tale se non è accompagnato anche da questo, dai servizi essenziali alla cittadinanza, e credo che questo sia un problema molto sentito dalla comunità francofontese, e proveremo in qualche modo a intervenire con progetti seri e progetti concreti. E ancora, ripeto, non vorrei ripetere sempre le stesse cose, ma le fasce più deboli, gli anziani, e i disabili, come ho detto prima, è necessario procedere con l'abbattimento delle barriere architettoniche per consentire a queste persone di circolare in maniera serena per Francofonte e avere una dignità che deve essere mantenuta a tutti i costi. Questo, ripeto, assieme all'agricoltura, che per noi è elemento fondante della nostra cultura e della nostra tradizione, e la scuola, che quello, su quello riserviamo un capitolo a parte. Io dico soltanto, mi permetta due parole precise: non è possibile ancora anche immaginare che in una scuola, in diverse scuole di Francofonte, i bambini siano costretti a stare in classe per ore con i giubbotti, le sciarpe, i cappellini, perché privi di riscaldamento, oppure i riscaldamenti rimangono accesi solo per 2 ore. Quindi anche su questo bisognerà assolutamente intervenire. Per concludere, qual è il messaggio che lancia ai cittadini dopo questa conferenza stampa? Il messaggio che lancio è la partecipazione di tutti. L'ho detto prima, io vorrei che il cittadino francofontese ritornasse ad essere parte attiva della politica e delle scelte amministrative di questo paese. Ritengo che sia elemento fondante la cooperazione di tutti i cittadini, perché soltanto attraverso loro è possibile riuscire a trovare delle soluzioni concrete, perché ricordiamoci che le soluzioni partono sempre dal basso.